La fontana monumentale, spesso definita opera di perfetto e fragile equilibrio fra grandi cerchi posti su delle sfere, fu progettata da due comaschi, l'architetto Cesare Cattaneo e il pittore astratto Mario Radice. L'idea nacque nel 1935, ma fu realizzata solo l'anno successivo ed esposta presso il Parco Sempione di Milano in occasione della quarta Triennale Internazionale di Architettura e Arti Decorative di Milano. La fontana doveva adattarsi ad una piazza anomala, uno snodo di traffico, un anulare di automezzi in continuo movimento circondato da edifici senza alcuna particolare caratterizzazione. Da questa situazione ambientale, Cattaneo e Radice traggono i suggerimenti per sperimentare sulle tre dimensioni gli equilibri compositivi che gli astrattisti avevano fin d'ora indagato solo sulle tele. La fontana è collocata su una aiuola circolare con prato ed è circondata da marciapiede in ghiaietto, intersecato da un vialetto che la divide in due semisfere. Le due aree erbose accolgono due vasche con zampillo a forma circolare di diversa misura. Le vasche appaiono unite tra loro dall'imponente volume centrale, così da formare tre elementi circolari e lineati. La vasca più grande è quella su cui appoggia il volume principale, formato da quattro anelli che si protendono a sbalzo, alternati da altrettante sfere che si susseguono in verticale fino ad un'altezza di 9 metri e che fronteggiano un quinto anello diametralmente opposto eretto in posizione verticale. Tutti gli elementi insistono sull'inverosimile staticità, la quale è assicurata da un traliccio metallico, da un pilastro che attraversa le sfere e da quattro mensole anulari. A detta dei due progettisti, la fontana è opera di decorazione pura, esaltazione di belle forme, ottenuta con geometrica perfezione, senza pretese di contenuto letterariamente simbolico o di destinazione funzionale. In realtà, un puro riferimento simbolico è riconosciuto da molti. La fontana rappresenterebbe infatti la stilizzazione del progetto della pila di Alessandro Volta. Solo nel 1962 la fontana sarà collocata nel luogo per la quale era stata progettata, con gli anelli di marmo bianchi sostituiti da equivalenti in cemento. Il figlio di Cesare Cattaneo, Damiano, a tal proposito ricordò che la fontana era stata progettata per essere vista in movimento dall'auto che girava intorno. È un monumento al traffico che va ammirato dal traffico.